Annunciano contestazioni per le penalità addebitate rispetto all'avvio del procedimento di revoca delle convenzioni e successivo svuotamento del centro intentato dalla prefettura di Catanzaro. Gli avvocati della cooperativa Malgrado Tutto di Lamezia Terme, operante nel sociale dal 1978 e più recentemente impegnata nell'accoglienza dei migranti. Il procedimento avvenuto in seguito ad ispezione sarebbe ufficialmente motivato da difetto di aeroilluminazione portata idrica riscontrata all'interno della struttura, ragioni che secondo gli avvocati Caputo e Cimino potrebbero sembrare un pretesto dopo il polverone sollevato al noto programma di Rai 1 L'Arena, che ha portato l'attenzione dell'opinione pubblica nazionale sulle criticità della cooperativa Lametina. La conferenza stampa è stata chiesta per sensibilizzare gli organi di informazione e l'opinione pubblica sull'avvenuta revoca di quella che era la convenzione che la cooperativa Malgrado Tutto aveva con la prefettura di Catanzaro. Revoca che diciamo è avvenuta per dei motivi che riteniamo non legittimi in funzione di quello che era il rapporto che la cooperativa aveva con la prefettura e che ovviamente sono stati impugnati in tribunale. Ma la realtà più preoccupante è che questa revoca comporta il pericolo di disperdere tutti quelli che sono i posti di lavoro della cooperativa, quindi tutti i dipendenti, le famiglie dei dipendenti e non solo, l'attività di integrazione che è stata portata avanti e che la cooperativa porta avanti e che comunque Lamezia Terme vede quotidianamente è messa in serio rischio, perché comunque sia i ragazzi stanno via via venendo trasferiti in altri centri. Molti di questi che tra l'altro hanno un contratto di lavoro e che possono sperare ad un accoglimento del ricorso per la protezione umanitaria, chiaramente qualora dovessero essere trasferiti perderebbero anche questa opportunità lavorativa. Quindi è un insieme di situazioni che crea notevoli problemi non solo alla cooperativa ma anche ai ragazzi stessi. Le criticità che erano state sollevate dalla prefettura sono state assolutamente ottemperate, peraltro contestate anche nel merito perché non erano inadempienze contrattuali, ma assolutamente delle criticità. Criticità che con relazione tecnica del 2/5/2016 si è fatto riscontro, vi è stata trasmissione di tutta la documentazione che la prefettura richiedeva, che peraltro in parte avevano già in mano. Pensavamo, speravamo anche a seguito del controllo disposto dalla prefettura dell'ennesimo sopralluogo che, avendo dato atto che le criticità erano state superate, non venisse disposta la revoca della convenzione.